i CEO delle grandi aziende tecnologiche arrivano da lì. Apple ci sta spostando la sua produzione ed ha aperto il suo primo Apple Store. Boeing gli ha appena fornito 220 nuovi aerei. Nel mondo della finanza non si fa altro che parlare di India, quello che a breve sarà lo stato più popoloso del mondo. È arrivato il momento di investire in questa nazione? Se sì, come possiamo fare? I presupposti per un investimento profittevole ci sono tutti. Un'economia prevista in crescita per i prossimi anni, una capitalizzazione delle borse ancora lontana da quella delle borse più sviluppate, una politica democratica che fa l'occhiolino sia a est che a ovest. Anche se andiamo a vedere la performance dell'indice Nifty 50, l'indice che raggruppa le 50 aziende più importanti indiane, abbiamo un'ulteriore conferma. A partire dal 1990, infatti, il Nifty 50 ha segnato un'incredibile performance del 3.953% contro un misero 1.299% dell'S&P 500. Fermi, prima di andare a cercare un ETF che replichi l'andamento dell'indice indiano, fatemi spiegare perché questa performance non è bella come sembra. Quello che state vedendo ora è l'andamento, sempre a partire dal 1990, del cambio dollaro-rupia, la valuta indiana. Quando il grafico sale, significa che è il dollaro americano ad aver guadagnato valore contro la rupia. Come si vede dal grafico, da un valore di 20 siamo passati a 90. Questo significa che in tutto questo lasso di tempo la rupia ha perso un sacco di valore contro il dollaro. La stessa cosa vale contro l'euro. Da un valore di 10 nel 1990 siamo passati agli attuali 80. La performance dell'indice Nifty 50 è stata pazzesca, ma è stata fatta in valuta indiana, che come abbiamo visto nel tempo si è svalutata parecchio nei confronti del dollaro e dell'euro. Quella performance sarebbe reale se voi abitaste a Mumbai e la mattina la colazione al bar la pagaste in rupie. Alla luce di questo, quale sarebbe stata la performance dell'indice indiano, depurato però dal pessimo andamento della valuta? Per farlo possiamo prendere come riferimento l'unico ETF quotato alla borsa di Milano che replica questo indice, che chiaramente è quotato in euro. Se paragoniamo l'andamento dell'ETF a partire dalla sua nascita nel 2007 con l'S&P 500, vediamo che l'indice americano ha una performance migliore, più 130% dell'ETF contro il più 183% dell'S&P 500. Se invece paragoniamo l'ETF con il DAX, l'indice tedesco, vediamo che in questo caso l'India lo batte, nonostante la pessima performance della valuta. Alla luce di questi dati, conviene investire nell'ETF che replica il Nifty 50? La risposta è dipende. Dipende da quanti soldi avete. Il problema di questo ETF è che è abbastanza caro. 0,85% di costi annui, secondo il sito di Borsa Italiana. Ed il fatto che Apple sposti la sua produzione in India e che Boeing fornisca 220 nuovi aerei alla nazione, non è certo una garanzia che la borsa indiana continuerà a crescere nei prossimi anni. Come abbiamo visto dall'andamento della valuta indiana, non è tutto oro quello che luccica. Se siete ricchi, e con ricchi intendo che mettete nel vostro piano d'accumulo almeno 3.000 euro al mese, allora potrebbe valer la pena dedicare un 5-10% del vostro piano d'accumulo a questo ETF. Se questo però non è il vostro caso, rimarrei su ETF più a buon mercato e più diversificati. Se ancora non avete iniziato il vostro piano d'accumulo e volete conoscere nel dettaglio questa strategia che consente con uno sforzo minimo di ottenere risultati incredibili nel tempo, in descrizione vi lascio il link al mio corso sul piano d'accumulo, un corso che spiega davvero nel dettaglio questa strategia con tanto di esempi pratici anche proprio dell'acquisto degli ETF nell'home banking. Vi lascio tutto in descrizione, è davvero un bel corso. Prima di comprarlo date un occhio anche alle recensioni, così vi fate un'idea. Trovate sempre tutto in descrizione.